Egregio, ciao, buongiorno, allora, come siete? Frizzanti, frizzanti. Io guarda, sto partendo adesso e ascolta, mi dà un'oretta, quindi fai conto, faccio il pieno e arrivo, quindi man mano che tu hai 10 minuti, no? Di strada. Io ho messo il parcheggio di Vicenza Ovest. Ci vediamo dopo. Ascolta, non prendere paura, arriviamo col mio collega, siccome che filmiamo un po' la cosa in modo da avere poi un ricordo anche per Angelo. Quindi se Angelo vede una persona con la telecamera, diciamo che vogliamo immortalare la giornata, perché comunque andiamo da un medico speciale, ma c'è anche una gita, che poi una sorpresa, e quindi poi facciamo un regalo anche a papà e mamma per il ricordo, insomma. La giriamo così. Va bene, ciao, a dopo, ciao, 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 E invece che da un medico speciale, dove stiamo andando ciao. Da Aldo, invece? Giovanni e Giacomo. Aldo e Giovanni ci sono, Giacomo punto di domanda, ma forse ci sarà anche lui. Due super medici speciali, tre forse. Pronti ragazzi per la missione speciale di oggi? Si Buon viaggio! parte, grazie. Signor Angelo, ben contento di conoscerti. Grazie. Piacere. Ciao. Ciao, piacere. Partiamo con questo super mezzo qua adesso, in direzione Milano. Che il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì. A posto, abbiamo trovato un grande qua. Una bella lotta oggi. Prendi lui, così in TV ci va lui. Dai, ce l'hai un'altra barzelletta per me ora. Io. Un'altra freddura. Allora, siamo a Natale, no? E l'albero di Natale ha tutte le lucine. Allora, il cane si avvicina e dice: "Va, finalmente hanno messo le luci in bagno." No, guarda, che sono tutte così. Avuto, Eh? la venderei la moto. La vendi, tu? No, se avrei avuto. L'avrei Come ti chiami? Angelo. Quanti anni hai? 14. Dove ci troviamo? In un ristorante. Di che città? Milano. E che cosa hai ordinato per pranzo? Pasta con le sarde. Perché hai ordinato pasta con le sarde? Perché l'ho sentita in un film e mi andava di prenderla. In quale film? Aldo, Giovanni e Giacomo. In uno sketch, non è in un film. E Ok, e quindi hai voluto provarle. quindi ho voluto provarla. Benissimo. Che programmi abbiamo per la giornata? Fare una passeggiata e andare in ospedale. Ok, per fare cosa? Devo vedere dei dottori. Buongiorno, signora, ma che è arrivato il pacco per lei? Chi sono i tuoi attori preferiti?
Aldo, Giovanni e Giacomo. E in particolare il tuo film preferito? Tre uomini e una gamba al primo posto. Aspettare un secondo, ti faccio sedere qui sul divano. Vieni, vieni, accomodati pure, guarda. Accomodatevi. Adesso arriva subito. Olè! Sei spaventato. Ti sei cagassuto, eh? Sono appannati gli occhiali. Sono il dottore. Lui è il dottore. Non mi piace molto il dottore. Non mi piace. Chi è che ti piace? L'infermiere? Allora sei con lui. Cazzo, no, hai visto? Si hanno nascosti. Fa le consulte con i dottori. Siamo noi Alzheimer. Il dottor Alzheimer, il dottor Pivetta, scusa. Non so se c'è da fidarsi, però. Sei rimasto male. Ho detto, qua cosa mi fanno? Cosa c'è dentro qua? Cosa c'è dentro qua? La droga. Bravo, è così che si va. Perché nessuno ti fermerebbe. Ah, almeno un po', va. Ma con no, c'ho il cliente già prenotato. C'è il cliente? Te la do dopo. Ok. Okay. Chi gliel'hai data a Blanco ieri sera? Che cosa fai, le scuole medie? No, le superiori. Che cosa? Linguistico. Linguistico? Sai che anch'io ho fatto lingue, non so niente. So neanche dire cioccolatini in inglese. Sì. Cioccolatini si dice così? Cioccolatini si dice cioccolatini. Sì, penso di sì. Ah, guarda. Beh, allora io pensavo chissà come che... si dicesse, invece cioccolatini. Cioccolatini si dice. Quindi fai lingue. Sì. Che lingue fai? Inglese, francese, spagnolo. E spagnolo. Un po' come me. Sì. Ma ti hanno il diplomato, eh? Lui sarà lo spagnolo, io so che sì, l'inglese sì. È già come il francese. È sta buono, sta buono. Però adesso non siamo molto francesi, dobbiamo dire. E sto un po' boraccio. Venire con noi a fare una serata. Ah, va bene. Sono delle barzellette bellissime. Esatto. Contane una. Il marinaio spiegò in inglese però. The mariner è francese al sé. No, no, al sé francese. Al sé veneto. Veneto francese. Alzo. Level o sei rimandato sul. Ma scusami, chi è il tuo insegnante? Chi è il tuo insegnante? Non si può dire. Non si può dire, anche perché farebbe una brutta figura. Certo. Allora, racconta. Il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì. Queste cagnate qua piacciono solo a lui. Queste cagnate. A me è piaciuta molto. Ma loro due. Cioè, io vado. Viene un altro. Non so, vi serve un quarto, no? Certo, allora sì, potrebbe servirci, però bisogna sgrossare un po' con le barzellette lì, trovare un altro. Senti, facciamo un altro provino. Facciamo barzellette del cazzo, che lo queste sono. Raccontami quella lì dell'albero che non l'ho sentita. Il cane davanti all'albero di Natale. Finalmente hanno messo le luci in bagno. Infatti era appena nata, perché quello lì è il 91, sì, 91-92. Gli è sfuggita. Che bello che è. Cosa hai fatto in Duomo? Cosa ho fatto? Qual è? Ah, allora ci sono, c'è una coppia che va... Ha una barzelletta? Sì. C'è una coppia di... Una coppia che... C'è una coppia. Una coppia? Prendi che l'ho pesto. Che va in città a Milano, no? E praticamente allora va a visitare il centro storico, poi arriva al Duomo. E c'è quest'uomo fermo, immobile, e non si capisce cosa fa. Vabbè, i due guardano l'uomo e passano avanti. Si fa sera,
tornano indietro, tornano indietro e fanno la stessa strada e passano davanti vicino al Duomo. Sono circa le 8 di sera, vedono ancora quest'uomo fermo, immobile. E gli chiedono, ma cosa ci fai qua? Io sono un pezzo d'uomo. Dai, via, fuori dalle barre. Oh, dai, via. Giacomo, questa è bella. Io me la immaginavo. Le vendo tutte e due. È un po' come... Adesso rompo. Allora, raccontagli quelle delle dune. Oh, ci sono due dune. La so. R di queste brevi, figurati. La so. Lo so che sei. Zoom. Ciao Angelo. Angelo, hai visto, tutti, manca l'ultimo. Però... Ah, già non c'è. Vediamo se sbaglio. Vieni a vedere, guarda, questo qua eravamo solo io e Aldo. Non lo conosce nessuno, Ravana e Cognac. Lui era Ravana e io Cognac. Quello però nel 1919. Vieni, questo non l'ha visto nessuno, neanche questo. Questo è il debutto con loro, ma loro bastardi non mi hanno messo. Sì, ciao, grazie di cuore. Vanni, come è andata la visita? Bene, devo dire. Dei medici particolari. Sì. Sorpreso, molto. Cosa possiamo dire? Intanto ringraziamo infinitamente l'associazione Sogni per averci dato la possibilità di realizzare il sogno di Angelo, di conoscere Aldo, Giovanni e Giacomo. Grazie. Grazie, sono ecco.